dal 25 maggio all'11 luglio in scena l'edizione 2017 del Ravenna Festival, 1917, quei 10 giorni che sconvolsero il mondo. Dopo aver esplorato il tema della Grande Guerra, il festival quest'anno rimanda a un altro formidabile evento storico, dopo il quale, analogamente al primo conflitto mondiale, il mondo non fu più lo stesso. Nell'ottobre del 1917 a Pietrogrado, l'attuale San Pietroburgo, l'insurrezione iniziata in febbraio portò alla caduta dell'impero russo, degli zar e la presa del potere attraverso la formazione di un governo rivoluzionario. Nel nostro immaginario questa è la rivoluzione per eccellenza, la sovversione radicale di modi di pensare della stessa quotidianità che sprigionò energie troppo a lungo represse, creando illusioni e speranze. Dal 17 al 26 novembre invece arriva la trilogia d'autunno con Cavalleria Rusticana, Pagliacci e Tosca. Il rumore del tempo, da un certo punto di vista, è il suono di tempi molto, molto difficili, che è un rumore di scricchiolio, di qualcosa che avrebbe bisogno di essere oliato a dovere. Però il rumore del tempo è anche, in fondo, con il Novecento il rumore è diventato musica, e quindi è anche il suono di un secolo, quello passato, ricchissimo di invenzioni. Così abbiamo voluto anche in qualche modo ricordare la rivoluzione russa, perché è stato un momento di esplosione di creatività nelle arti, poi subito soffocato da altro, per cui c'è qualcosa da imparare anche in un'idea di trasformazione, in cui l'arte, la musica, ma anche il teatro possono contribuire in qualche modo anche a farci uscire da un momento un po' di stallo in cui tutti noi ci troviamo, sì, siamo un po', come dire, scoraggiati. Speriamo che l'arte e la musica possano darci una spinta a pensare che le cose potrebbero anche essere diverse da ciò che sono. 1917-2017 sono 100 anni da quella che è la rivoluzione per antonomasia, la rivoluzione russa. E il rumore del tempo è un titolo che prende spunto da due libri, uno di Mandelstam, di suoi racconti proprio dei primi anni dell'avvento del socialismo, lui fautore di questa ondata di progresso del movimento dell'intelligenza e dell'arte russa, poi subì le conseguenze invece della tirannide del dispotismo in cui si tramutò il potere sovietico, morì in un campo di deportazione. L'altro è Shostakovich, grande musicista che ha vissuto tutto l'arco della sua esistenza artistica e di vita proprio sotto il dominio sovietico. È morto nel 75, grandissimo musicista, è uscito adesso un romanzo appunto col titolo Il rumore del tempo. Cosa rimane al di là di questo rumore, che sono i grandi rivolgimenti a volte violenti della nostra epoca, che ancora oggi ci toccano? Noi abbiamo proprio voluto andare a fondo di quelle che erano gli ideali, le tensioni, i desideri che rimangono e che continuano a vivere, grazie a Dio, attraverso la musica. Ogni festival ha la sua connotazione, e direi che quest'anno, con questo titolo, Il rumore del tempo, dedicato alle rivoluzioni di ogni genere, musicali, di danza, di temi, di scrittori, perché c'è un bellissimo libro dedicato a Shostakovich intitolato proprio Il rumore del tempo, insomma tante cose, ecco, secondo me, vicino a un tema così importante, è bello che il rumore del tempo venga anche nelle piazze, nelle strade, all'interno delle scuole, in tutta la città. Per cui ecco che la chiamata di Marco per Dante, e la mia invece a favore di tutti quei giovanissimi, perché io mi rivolgo ai giovanissimi, quelli che ancora non si sono potuti esprimere perché ne hanno timore, timidezza e probabilmente nemmeno coraggio appunto di esprimersi, ecco, una chiamata perché così abbiamo una mappatura di come si muovono i giovani, che sogni hanno dal punto di vista culturale, danza, recitazione, scrittura, canto, eccetera. Io ho citato quattro luoghi perché ci tengo a recuperarli per la città, perché si potrebbe anche stare per le strade, questo lo farà Marco Martinelli con Dante. Invece io ho citato quattro location, quattro posti che mi stanno particolarmente a cuore, che sono il recupero della Rocca, che mi pare che sia già cominciato, Rocca Brancaleone, il convento dei Cappuccini, che rischia di andare perduto, disabitato e poi forse anche venduto, quindi metterci un piede e vedere di bloccare una situazione di questo genere e nello stesso tempo di espanderla non sarebbe male. San Domenico all'inizio di via Cavour, cuore della città, che
che rischia di chiudere e forse anche di crollare, quindi mettere in sicurezza quel poco che si può, entrarci e anche lì vedere i nostri giovani dimostrare chi sono. La Darsena con i suoi luoghi, ho fatto un appello pubblico dicendo: ditemi in quali luoghi possiamo entrare al di là del Tirasegno, che è un luogo che mi sta a cuore perché l'ho vissuto anch'io da bambina andando a sparare con la carabina insieme a mio zio, e quindi questi quattro luoghi da recuperare in qualche modo.